Ma ehi, ben ritrovati ad Andrea Link 91 su Captain Tsubasa Rise of New Champions, modalità New Hero. Siamo alla finale contro la Nankatsu, quindi quale momento migliore per completare la storia? Beh, la prima parte della storia del personaggio New Hero. L'unica cosa che non so per certo è se una volta finita questa modalità con la Furano, poi cambiando appunto squadra, perché devo comunque ricominciare una storia con una nuova squadra, terrò il mio personaggio? Terrò le statistiche che ha? Lo scoprirò solamente dopo questo incontro, quindi ci siamo ragazzi, ora c'è la Nankatsu. Alla nazionale abbiamo imparato a nostre spese quanto siano forti, ma non siamo più la stessa Furano di quel giorno, e stiamo andando alla grande. Non è così? Giusto. In più, questa è davvero l'ultima volta che giocheremo insieme nella Furano. Concentriamoci. Ricordiamo la nostra amicizia, il nostro gioco di squadra e tutte le esperienze vissute insieme dagli elementari. E usiamole per conquistare la finale. Diventeremo i loro avversari più temibili. Su, fammi sentire anche il tuo grido di battaglia. Ah, preparati Nankatsu. Oh, esatto. Non dobbiamo avere paura di loro. Sono loro che devono aver paura di noi. Ci siamo. Sesto e ultimo incontro della Lega New Hero contro la Nankatsu. Il sole splende e il giorno tanto atteso è finalmente arrivato. Due squadre scenderanno in campo, ma solo una vincerà la New Hero League. Sarà la Nankatsu oppure la Furano? La Nankatsu è una potenza tra le squadre delle scuole medie e di recente si è aggiudicata il terzo titolo nazionale consecutivo. Il capitano della Nankatsu, Tsubasa Ozora, sembra essersi completamente ripreso dagli infortuni subiti al torneo nazionale. Gli avversari della Furano hanno già perso contro di loro alle nazionali, ma hanno dimostrato grandi capacità arrivando fra le prime quattro. Quasi tutta la loro formazione gioca insieme dai tempi delle elementari, dando vita a quella che sembra la squadra più unita del Giappone. In più, la Furano può contare su un esordiente del primo anno che si è già dimostrato fondamentale durante questo campionato. Tra poco sapremo qual è la miglior squadra delle scuole medie su scala nazionale. Non fatevi ingannare, questo non è un match come gli altri. I vincitori saranno i trionfatori del torneo. Questa è la finalissima. Il fischio di inizio è sempre più vicino. Tsubasa, stavolta andrà diversamente. Oggi vinceremo noi. Non posso permetterlo, Matsuyama. Esatto, questa volta Tsubasa è al massimo della forma. Per voi sarà ancora più difficile che in semifinale. Immagino che siete migliorati ancora dopo le nazionali. Ma non siete gli unici. Fin dall'inizio di questo campionato, la Furano ha continuato a crescere. E ora useremo tutto ciò che abbiamo imparato per vincere. E poi ci sono io, che sono super forte. Sai, ho osservato molto il tuo gioco finora. Anche se è stato una specie di amichevole, sono felice che questo campionato ci abbia messi uno contro l'altro. Diamo vita a una sfida memorabile. Bocca al lupo, non posso perdere. Oggi diventerò il migliore del Giappone. Ci sta, come testo. Aspettavo da tempo uno sfidante dotato della tua ambizione. Fatti sotto! Non mi farò sconfiggere facilmente. Quanto chiacchierano! さあ、いよいよ始まります、この一戦。好ゲーム必死の対決に大観衆の期待は高まるばかり。フラの対ナンカツ、ここ埼玉ワールドスタジアムは割れんばかりの大歓声。そして今大歓声に揺れ動くフィールドに両チーム入場です。 Bon, via. Sempre col mio ragazzi perché devo assolutamente potenziarlo. Vai, un carro armato. Eccolo. Ce lo sapevo. Come ce lo sapevo? Come ce lo sapevo? Perché lo so oramai. Ma non, dove è arrivato Ishizaki? Oh, Ishizaki, non è che stiamo dicendo Tsubasa, Ishizaki. Boom! Ma cos'è? Cos'era? Cosa fa? Cosa?
Ma ehi, 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 oi, 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 cosa è successo lì? Cosa ha fatto? Ma davvero? Ma ehi! Ma voglio dire? E vabbè, allora. Toh, beccate queste. Ma questo non è il tiro. Vabbè, dai. Va bene, va bene, va bene. Va bene per modo di dire. Ma era Matsuda. No, che maledetta visuale 2D che non ti fa capire chi ha la palla e chi no. E Takasugi Wakamatsu Kamma. Paperone del portiere. Paperone. Guardalo sotto le gambe. Quale disonore sotto le gambe. Ma palla è uscita fuori. Era una palla fantasma. Ho capito. Va bene, era una palla fantasma. C'è il tuo compagno. Vabbè, sì, tira che non c'ho più. Se pure questa passava, mi mettevo a ridere davvero. Matsuda, sei un idiota. Boom. Ancora Matsuda, va. Oda. No, quando è che sta troppo. Quando sta in aria, il portiere ci si avventa come un avvoltoio su una carcassa nel deserto. Eccolo. Ah. Dribbling sudamericano. Beh, certo. Dai. Facciamo la scimmia? Dai. L'ho fatta solo una volta la scimmia. Fammela rifare un pochetto. Niente, lascia perdere, Oda, lascia perdere. Ci avete paura? Se avete paura vengo io, cioè. Yamamuro Highspeed Shuto! Beh, dai, Morisaki, insomma, ci sa fare un po'. Minimo. Aiuto! Se cascavo era fallo? Dai, Morisaki, lancia sta palla su. Oppla! Oh, chi è? Chi era quello che non ho mai visto? Wakamatsu! Wakanda! Ok. Al mio! Taki! Ok, grande. Oh, mamma mia, ragazzi, supero tutti! Oh, yeah, Tsubasa! Sta distrutto, Tsubasa! Pronto? Link, tiro della banana! Oh, yes, parata. Bravo, Morisaki. Ci sai fare un minimo. No, qua. Perfetto. Persube, aiuto! Ai, che divertente. Ah. E come supero... Chi era quello? Mi sembrava Tsubasa, aveva una capigliatura strana. Eccolo. E 3 e 4? Qualcun altro? Oh! No, volevo ritirare. Potevo fare il tiro a merangola. Dai. Sì, grazie. Mo, non è per dire, però. Una mossa! Ma Matsuyama che fine ha fatto in questa partita? Scusami, Matsuda. Dov'è Matsuyama? Oh, no. Yamamuro. Ok, Nakagawa. Ah. Ragazzi, c'è qualcuno in area? Vinto io. Ok, parata. Bravo. Matsuda, sei un idiota. Oh, Wakamatsu! Una rovesciata, però ti faceva schifo a farla.
Chiedo per un amico. No! Che intercettato schifoso proprio. Eccolo! Urrà! Cos'era? Come urrà? Che significa tirare testa? Urrà! Ma che è? Ecco, Matsuyama, maledetto! Dove eri fino ad ora? Dove cavolo eri? Matsuyama! Ah. Drive shot da... Non lasciatelo tirare, non lasciatelo. Vabbè, portiere, mi sa che andava fuori, mo dico giusto così. Dannazione, ragazzi. C'è Link. C'è Link. Portiere? Portiere, sai cosa è successo prima alla... Attenzione. Il... Oh! E rotti palle. Oh. La palla oltre centrocampo deve andare per essere buona. Oh, dribbling minimo, non dico tanto, minimo. Un minimo di dribbling. Panchiappola. Ma levati. Vabbè, sì, Tsubasa. La miseria, l'altra. Eccolo qua. Vai, vola, pallone. Oh, oh, pallone. Oh, oh. Dov'ha? Prendila con le mani, Morisaki, che è meglio. Oh, oh. Oh, sono bravo, sono bravo, sono bravo. Bravetto. Dai, dalla distanza. Beccati questo. Vabbè, non speravo di fare gol assolutamente. Comunque sia, me la sto giocando molta più calma. Perché vabbè, abbiamo fatto gol e basta. Cioè, me ne basta un. Me ne basta. Dicevo, me ne basta uno. Però ci riprovo. Nulla mi vieta di provarci. Eccola là, a posto. Se la blocca questo non basta più. Infatti, vedi. L'ho chiamata? L'ho chiamata. Attenzione, ragazzi. Zunna. Eccolo qua. Che dolore! Dolore a cervello. Dolore a cervello quando vedo certe cose. Beh, ma Zunna non c'è niente, via. Ah, Takasugi. Sugi. I sughi pronti della Barilla fanno un po' pena. Dai. E quanto corre Tsubasa. Carro armato Link, ti piace? Carro armato Link. Finita. 1-0. Ci sta. Molto bravi. Poteva finire ai rigori. Non so se si può andare ai rigori in questo campionato. Probabilmente me la faceva rifare. E quindi finisce così questo torneo New Hero. Poi c'è il torneo appunto che andremo a fare in America. In America. La Furano venuta dall'Hokkaido chiude i giochi da imbattuta e si porta a casa il trofeo della New Hero League. Beh, imbattuta perché sennò finivo tutto, se perdevamo, Ho perso. Incredibile. Non ci credo. Ci siamo riusciti. Abbiamo vinto! Capitano, è successo davvero? È un sogno? Datemi un pizzicotto! No, è tutto vero! Il portiere questa volta ha lavorato un bel po', eh? Abbiamo sconfitto delle squadre di altissimo livello! Non piangere, Kaneda! Se fai così, vale piangere anche me! Non trattenerti! Piangi, figliolo, piangi! Ragazzi, ascoltatemi! Che c'è, capitano? Sapete, fin dall'elementare ho fatto del mio meglio per tenere unita la squadra come capitano. O almeno, questo è ciò che pensavo. Ora ho capito che eravate voi a tenere insieme la squadra e anche a guidare me. Se sono riuscito a superare i limiti che pensavo insormontabili,
È solo grazie a voi. Non potevo desiderare compagni migliori. Né una squadra migliore. Matsuyama. Ehi, Tsubasa. Che c'è? Niente, è solo che... dopo aver vinto per 3 anni le nazionali, credevo che il Giappone non avesse più nulla da offrirmi. Volevo diventare professionista in Brasile. Ne ero davvero convinto. Eppure, il modo in cui avete giocato oggi mi ha fatto capire che mi stavo sbagliando. Voi della Furano siete una forza della natura. Quando siete insieme non c'è nulla che possa fermarvi. Mi sono rilassato troppo. Ero arrivato al punto di pensare che avrei potuto sconfiggere qualsiasi avversario senza problemi. Grazie Matsuyama. Tu e la tua squadra mi avete fatto tornare con i piedi per terra. Amo questo gioco e per questo odio perdere. Devo mettere da parte il mio ego e ricominciare a impegnarmi sul serio. Comunque sia, congratulazioni Matsuyama. Che bellini. Comunque, come va ora? La sensazione che ho provato incontrando per la prima volta Link sul campo. Non ricordo da quanto non provavo uno shock simile. Era identico a come era Yuga una volta. Magari anche più forte di lui a quell'età. Mi dispiace che il nostro primo incontro sia stato anche l'ultimo che giocherà in Giappone. Se ci fossimo incontrati prima, chissà. Ah! Punti amicizia con Tsubasa aumentati. Un ringraziamento va a tutte le squadre che hanno preso parte a questo evento. La New Hero League termina qui. Prima della cerimonia conclusiva, annunciamo il miglior giocatore del torneo. A sorpresa, è il nuovo arrivato della Furano, Link! È lui l'astro nascente di questa competizione, il nostro New Hero! Ora è momento di scegliere i 21 giocatori che si sono distinti in questa New Hero League. Della Furano, Matsuyama e Link. Questi 21 atleti voleranno negli Stati Uniti per rappresentare il Giappone in una competizione internazionale. Teneteli d'occhio perché questa nuova generazione di calciatori dimostrerà al mondo cosa sa fare il Giappone. Bon. Comunque sia, nel caso io non riesca a tenere il mio giocatore, non lo so, poi vedrò. E faccio solo un pronostico, poi questo episodio... Cioè, voi pensate che questo episodio, non so quando lo vedrete, io ho caricato ieri quello della New Hero, il primo della New Hero, quindi immaginatevi quanto sto avanti. Comunque, a sorpresa, Mikami sarà l'allenatore della nazionale giapponese. Il torneo Junior o Junior Youth World Challenge si svolgerà il mese prossimo negli USA. E ognuno di voi è stato scelto per entrare nel team che rappresenterà il Giappone. Andrò in America per rappresentare il Giappone? Sì, bimbetto, ci andrai! Katagiri, non ci siamo mai incontrati, no? Rappresento l'associazione calcistica giapponese. Devi sapere che sono stato io a raccomandarti per la squadra che rappresenterà il Giappone. Katagiri? Lei grazie. Non c'è bisogno di ringraziarmi. Le tue prestazioni durante la New Hero League sono state notevoli. È chiaro che hai un talento non indifferente. Tuttavia, alcuni nell'associazione non sono favorevoli al tuo ingresso tra i rappresentanti. Chi è stato? Ah, uno del primo anno è un po' affrettato. No, io sono bravo invece. Ma questa performance non è l'unico motivo per cui mi sono interessato a te. Sento che in te c'è un enorme potenziale che aspetta solo di poter esprimersi. Parlo di un'abilità in grado di rivaleggiare anche con quella di Tsubasa. Oh mio Dio. Un motivo per cui ho organizzato la New Hero League era per far scontrare grandi giocatori, per farli crescere e poi selezionarne i migliori. L'altra era trovare nuovi atleta. Atleti come me. Ma grazie Katagiri. Il mondo è grande. Abbastanza. E il Giappone ora ha la sua generazione d'oro. È pur vero che anche questi giocatori non avranno vita facile contro il resto del mondo. Ma sono convinto che mettendo insieme e coltivando il talento di stelle come Tsubasa, Kojiro e te, riusciremo a farci strada e a cambiare il corso della storia. Beh, ho degli impegni che mi attendono. per interrompere il discorso, sono un uomo molto impegnato, devo andare. Io dico, non c'ho voglia di parlare, semplicemente. Ah, percorso sfida mondiale. Ah, carino, poi cambia anche Tsubasa qui. Ho capito. Va bene allora, questo video termina qui. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Nel prossimo episodio cominceremo il mondiale a quanto pare. E come sempre vi ricordo in descrizione che ci sono i link per Instagram e Discord. E se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre
al prossimo video. Bye bye.